Ciao a tutte, allora nuovo video, questa volta video focus su un manga che mi sta piacendo veramente veramente tanto insieme a Soil. Ebbene sì, dopo aver tanto sbeffeggiato i manga ho veramente scoperto la manna dal cielo, veramente ho scoperto i manga horror. Se vedete la telecamera che si muove, ovviamente Perla ha deciso di iniziare a girare per qua, mentre giro i video, vero, Bitch? Ecco, adesso tra un po' la vedrete. Allora, voglio appunto farvi il focus su Dragon Head, appunto, questo manga qua, che è un shonen, non so se si pronuncia così, se non si pronuncia così, correggetemi perché sono nuova di questo mondo. Allora, come mi sono imbattuta in Dragon Head? Allora, sinceramente devo dire che appunto io, come ben sapete, se seguite i miei video e tutto, odiavo e sbeffeggiavo i manga. Più che altro perché devo dire che nella mia ignoranza, non avendone mai letto nessuno, avevo visto degli anime e mi ero concentrata su quelli dicendo ok, non mi piacciono gli anime. Non mi piace come sono disegnati, non mi piacciono le storie da bambini e quindi boh. In realtà, invece, quando sono stata a Roma, io ho acquistato così, presa da, penso, una sorta di catarsi psicologica mia, ho trovato Soil, il primo volume. L'ho acquistato perché mi piaceva la copertina, non lo so, per motivi miei. L'ho acquistato e poi ho scoperto che boh, era il manga della mia vita. Quindi ho iniziato a informarmi su dei manga horror, fantascientifici, disastrosi, apocalittici e altre cose. Mi sono praticamente concentrata su quei generi di manga. E nello scorrere praticamente su internet i vari horror, eccetera, ho trovato Dragon Head. Quindi sono andata da Pop Store. Qua a Torino, se non sapete dov'è, in via Bertola 31, mi pare che sia, quindi sto anche facendo pubblicità alla fumetteria a gratis. Comunque, questo qua appunto è, pare una nuova praticamente edizione di Planet Manga della Panini Comics. E Dragon Head è stato scritto da Minetaro Mochizuki. Anche questi si leggono praticamente da sinistra verso destra, a parte la mia gaffe del video prima dove facevo ha 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 ha. Comunque, allora, io adesso ho letto i primi due volumi, questi qua, e devo dire che la storia mi ha già preso. Mi aveva già preso nel primo, ma nel secondo veramente la storia si sviluppa da Dio, divinamente. Costano 7 euro e sono appunto solo per un pubblico adulto e ho scoperto che lo si capisce anche dal colore praticamente della striscia sopra il codice a barre di questi manga editi Planet Manga, quindi è soltanto per un pubblico di adulti. Di cosa parla Dragon Head? Allora, ve ne avevo già accennato, ma facciamo appunto un focus. Allora, Dragon Head ha come protagonista principale Teru, che è questo personaggio qua, che praticamente è andato in gita scolastica e abbiamo come prima scena un treno pieno di passeggeri che sta tornando, si sta dirigendo verso Tokyo. All'interno vi è anche Teru con la sua classe e sono stati praticamente in gita scolastica. Mentre ognuno sta facendo i cavoli propri. Praticamente il treno, c'è stato praticamente, avviene un blackout, il treno va a sbattere contro qualcosa che Teru non capisce ancora cosa sia, eccetera. E quando si riprende, Teru sviene, quando si riprende scopre che appunto tutti i passeggeri intorno a lui sono morti e troverà praticamente altri due personaggi. Uno inquietante, uno un po' meno, che sono Nebula, questo personaggio qua. E poi c'è Aku. Aku o Ako, che invece è una ragazzina di 14 anni. Lui, Teru, ne ha 18, sono dei liceali praticamente. E con lo svolgersi della vicenda, la cosa brutta non è tanto, cioè, ovviamente il fatto di essere imprigionati, perché nel momento in cui capiscono di essere i soli sopravvissuti, escono dal treno e scoprono di essere bloccati in un tunnel sotterraneo, senza via d'uscita.
Praticamente Teru cerca di allearsi con Nebuo e nel frattempo di cercare di far rinvenire Ako, che praticamente si è svenuta ed è una specie di dormiveglia continuo. E in realtà il problema, per questo a me piace, perché ha sì questo sfondo post-apocalittico dove lui inizia a capire, mediante delle informazioni che gli arrivano da delle radio che ancora funzionano all'interno del treno, che è successo qualcosa. Cioè, c'è stato un disastro, c'è gente, alla radio si dice che sono stati creati dei rifugi contro questo disastro che è avvenuto, ma lui non capisce ancora bene. Sa che comunque anche in superficie è successo qualcosa e che molto probabilmente i soccorsi non arriveranno. Quello che appunto fa da sfondo, che già potrebbe essere comunque dal punto di vista psicologico abbastanza, diciamo, frustrante, il fatto di non poter uscire, di sapere che non arriverà nessuno e di dovercela fare solo con le proprie forze, forse insieme ad altri due ragazzini. Non basta perché Teru dovrà praticamente affrontarsi con la figura di Nebuo, che è praticamente questo personaggio qua che è molto molto inquietante, e l'altro sopravvissuto che fin dall'inizio si capisce che ha qualche problema. Nel senso, è un personaggio molto frustrato, che probabilmente è stata vittima di bullismo e che continua più volte anche a rifarsi sui cadaveri, quindi colpisce, vilipendia praticamente i cadaveri dei suoi compagni rimasti. E nel frattempo, man mano nella vicenda, Nebu impazzisce, ma impazzisce in modo veramente molto stile psicopatico, sociopatico. E quindi Teru, oltre a dover affrontare la situazione di impotenza, del fatto di non poter fare niente, che cerca di collaborare, dovrà anche affrontare questo personaggio che comunque gli compare sempre al buio e che diciamo minaccia anche di ucciderlo. Quindi vedrò come si evolverà la vicenda. Vi dico, appunto, è per il pubblico di adulti perché troviamo anche violenze sessuali, cioè ci sono praticamente un po' di argomenti che mi piacciono. Mi piace soprattutto la copertina del secondo volume, perché appunto vi fa capire quanto inquietante Nebuo, che è questo personaggio qua. Qua vedete la sua bellissima risata, veramente. E devo dire che come personaggio inquietante mi piace parecchio, perché proprio il sociopatico che piace a Valentin. E niente, ci vediamo col prossimo video con un book haul. E niente, ci vediamo la prossima volta. Ciao!